Ciao a tutti e benvenuti su iHackVlog. Oggi vado a farvi una recensione del Mac Mini, modello metà 2011. Puntata speciale oggi, quindi filmerò anche se sto filmando con l'iPad 2, visto che non mi serve per fare una recensione. Ok, allora questo è un modello da 599 euro. Io l'ho pagato 649 franchi, visto che sono in Svizzera. È il modello da 600, scusate, da 2,3 GHz. Qua Intel Core i5, 2 GB di RAM, ma poi lo aggiornerò a 8, 500 GB di hard disk, 5400 giri al minuto, con una carta grafica da Intel HD Graphics 3000, processore con 288 MB dedicati. Già con Lion c'ha una porta Thunderbolt. Vedete qua. Ne troviamo allora la porta, va, questa vi faccio vedere dopo. Mi la da parte, andiamo subito ad aprirla. Allora, si apre lateralmente così. Io l'ho già scartato prima, quindi non preoccupatevi se non troverete le solite plastichine. Qui troviamo il Mac Mini, molto piccolo, 19,7 cm per 19,7, quindi un quadrato. Qui abbiamo le accensioni e l'infrarosso. Sotto abbiamo la copertina che si può aprire, dove troveremo la RAM. Qui il pulsante accensione, il power cable, la presa di corrente, cavo Ethernet, presa FireWire, HDMI, Thunderbolt o mini DisplayPort, 4 USB 2.0, slot SD. E abbiamo il microfono o il jack per le cuffie. Qui la presa per le pentole. Molto molto bello. Nella stessa scatola troveremo la presa per la corrente, questa, e anche un adattatore da HDMI a DVI. Oltretutto abbiamo bonjour, allo, con stickers e le varie garanzie, tutte queste cose. Allora, dove andrò a metterlo? Andrò a metterlo qua. Apple Wireless Keyboard con Magic Trackpad, schermo ASUS da 24 pollici e due piccole casse. Allora, questo è tutto, ci rivediamo la prossima volta e ciao!